Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi continuiamo con le player review. Infatti, sono state rilasciate due SBC, ancora una volta molto interessanti, che possono suscitarvi interesse. Quindi ve le ho sbloccate e sono andato a vedere effettivamente se queste carte rendono o meno. E sto parlando di Davis Flashback e di Alex Morgan Toti Moments, due carte che quindi vanno a operare in due settori differenti, una in difesa e una in attacco. E andiamoci a vedere come hanno reso. Partiamo con la nostra analisi da Alfonsino Davis, terzino sinistro canadese del Maier Monaco. 89 suo overall, versione Toti Flashback, una sfida a creazione rosa che costa 850.000 crediti, per cui un costo cospicuo per un giocatore che poi è di 1,85 m, alto normale il work rate, 5 stelle di skill, 4 di piede debole e tipo di accelerazione controllata con tutti quanti gli stili d'intesa, per cui è indifferente, non possiamo modificargli l'accelerate. E io come stile d'intesa su questa carta consiglio Ancora, e poi vi spiego il perché. Partiamo da quelle che sono le novità, perché questa carta qui rispetto alle altre versioni non ha alto basso di work rate, ma alto normale. Questo dunque dà una mano per quanto riguarda la fase difensiva, che però rimane secondo me ancora un po' deficitaria, visto che ogni tanto questo Davis si trova un po' più alto rispetto a quello che dovrebbe stare e quindi magari si fa prendere in imbucata da filtranti e lanci lunghi se non siete bravi a portarlo al suo posto. 5 skill anche in questo caso aggiunta rispetto alla carta base, che danno una mano quando questo Davis lo andiamo a giocare, ovviamente con una maggiore propensione offensiva. Può fare anche l'S e la S, quindi molto comodo per quanto riguarda il discorso ibride. Per quanto riguarda le statistiche, ovviamente parliamo di un giocatore che si presenta con 99 di accelerazione e 99 di velocità scatto, per cui palla al piede è veramente molto molto rapido. C'ha quelle classiche animazioni che butta il corpo in avanti e quindi si mette ad macinare chilometri anche se l'avversario gli viene a dare fastidio. Quindi molto bene sotto questo punto di vista. Passaggio corto 89 e passaggio lungo 77, cross 94, che si va ad abbinare alla perfezione con il suo playstyle plus del passaggio teso. Per quanto riguarda poi agilità, equilibrio, reattività, controllo palla, dribbling, il tutto si sente soprattutto quando questo Davis è in corsa e va ad attaccare l'area avversaria. Per la difesa, intercettazione 84, precisione di testa 76, lettura 77, contrasto in piedi 80 e scivolata 80. Quello che a me è piaciuto maggiormente di questa carta qui è assolutamente l'intercettazione, perché quando c'ha voglia, quando fa valere quel normale di work rate e di intensità difensiva, si fa trovare sempre pronto e allunga la gamba per cercare di intercettare quello che gli passa vicino. Veniamo però a una nota dolente, perché nelle statistiche di fisico, nelle quali ricordo io metto Ancora per boostare un po' l'aggressività in particolar modo, c'è un parametro, il 87 di resistenza, che però su questa carta qua sinceramente fa un po' dei disastri, perché è un parametro clamoroso 87. È vero è che in questo caso non si va ad abbinare allo stile d'intesa dell'inesauribile perché non ce l'ha, però regà, io sono arrivato al 70esimo con sta carta che ci ho fatto cose normali, non l'ho giocato neanche completamente sbloccato giocando solamente su di lui, perché poi se dobbiamo giocare con un terzino sbloccato è sottinteso che questo faccia su e giù per il campo e che quindi insomma possa stancarsi maggiormente. Ragazzi, sono arrivato a questo, c'era 49 di stamina, bello e buono, 48, 45, quando altri giocatori che facevano lo stesso ruolo, ovvero l'esterno magari un po' più alto, tornavano leggermente meno in difesa e pur non avendo la batteria avevano comunque un 60, un 65. Quindi onesto, questo discorso della stamina che verso il 70esimo me lo fa scoppiare non mi ha proprio convinto. Per quanto riguarda invece gli stili di gioco, abbiamo il passaggio teso che vi ripeto perfetto per i cambi di gioco e soprattutto per crossare la palla in area di rigore ai vostri compagni. L'intercetto bianco che si sposa con l'84 di statistica, motivo per il quale vi dicevo che questo qua dà molto fastidio nella fase di recupero del pallone. Rapido e passo veloce che su una carta del genere fanno veramente i buchi, e poi anche la trivela per dare fastidio quando arriviamo a ridosso dell'area di rigore, magari spaventare con una conclusione. Allora, il recap finale che io vi faccio su questa carta è che sicuramente ci ritroviamo di fronte a quello che è un terzino sinistro d'élite, perché quello che fa questo Davis lo fanno in pochi. Però, considerando il costo,
considerando il discorso della stamina e considerando quelle che sono alternative a prezzo minore, io questo Davis non lo pongo come una SBC da sbloccare, quindi un must have che deve stare per forza nei vostri team. Poi, se lo volete fare perché vi linka qualcuno in particolare, se lo volete fare perché vi piace questo giocatore, se vi volete accollare il fatto di doverlo sostituire attorno al 70esimo, è comunque assolutamente terzino valido nel quale poter andare a buttare tranquillamente i nostri fondi. Però comunque per quello mi riguarda io ve lo sconsiglio e piuttosto virerei su altro. Dico giocatori alla Havertz che costano un quarto, giocatori anche magari alla Capdeville se preferite uno più difensivo, anche se questo Davis ovviamente fa un altro football. Però considerando tutte le varie carte che ci sono e sono uscite e magari usciranno anche con l'Evo, bloccare un milione così, se, e ripeto se, vi costa un milione caro, senza che andate a sacrificare fodder che possono essere sacrificati, un po' non è che mi faccia impazzire. Passiamo alla calciatrice statunitense Alex Morgan, nella sua versione Totti Moments 92. Una carta di 1,68 m, 4 skill e 5 di piede debole, piede sinistro, tipo di accelerazione controllato, che però con motore noi andiamo a trasformare in controlled explosive, che risulta migliore come stile di corsa, e in particolar modo poi andremo a vedere successivamente perché il motore come stile d'intesa. ATT ruoli preferiti, in maniera tale che la potete ibridare canonicamente, 87 di accelerazione e 88 di velocità scatto per quanto riguarda la velocità, una carta che onestamente in campo aperto fa un po' fatica ad andare via in velocità, la recuperano viste le gambette e vista l'assenza di playstyle importanti, perché non abbiamo il razzetto che dà una mano, abbiamo solamente il rapido, quindi sotto questo punto di vista non è che quella velocità lì sia sembrata così veritiera. Finalizzazione 97, potenza tiro 93 e tiri dalla distanza 83 si comportano in maniera differente, perché quella finalizzazione e quella potenza tiro all'interno dell'area di rigore fanno la differenza. Il tiro dalla distanza invece 83, nonostante il playstyle del tiro a giro plus, alle volte magari facciamo che su 10 tiri ne sono entrati 6-7, qualcuno un po' discontinuo, però comunque il tiro dalla distanza a giro, soprattutto se prendete il timed, è bene bene. 93 di corto e 86 di lungo per dialogare per bene con i compagni, agilità 86, equilibrio 70, reattività 85, dribbling 92, controllo palla 95. Qui tanti di voi mi avevano chiesto, Matte, ma questa c'ha 70 di equilibrio, oddio. Raga, fake, totale. Ha resistito di fisico tantissimo anche a Virgil che andava a tirare spallate, eccetera. Certo, non resiste come una Smith o come una Kerr, anche perché dopo la spallata fa fatica ad andare via subito in velocità, visto il parametro che vi ripeto essere un po' fake e l'assenza di playstyle. Però quel 70 di equilibrio non deve assolutamente spaventarvi, perché essendo comunque una giocatrice dal baricentro basso, non è che si fa spostare dai primi che passano. Precisione di testa 90 non ce ne importa, ci importa il 93 di resistenza e il 96 di elevazione, che comunque alle volte può dare una mano quando facciamo un lancio sull'esterno e l'attaccante sia un po' allargato. Forza 86, vi dicevo proprio per quanto riguarda la resistenza ai contrasti, mentre sui playstyle abbiamo il tiro a giro dorato, il power shot bianco, il tiki taka bianco, il rapido, la trivela bianca e poi anche il primo controllo bianco, oltre che le giocate di classe. Playstyle che sono ottimi per una carta che comunque costa 500.000 e che è una ottima alternativa per poter andare a linkare magari una Smith Toti. Smith Toti che va ad essere diretta concorrente di questo Morgan, se vogliamo, costa tre volte tanto, però è nettamente più forte. Dove giocare questa Morgan? Giocarla assolutamente all'interno di un attacco a due, proprio per cercare di sgravarle i compiti, perché se la andiamo a fare essere faro polarizzante potrebbe far fatica. Inoltre il motore, vi dicevo, proprio per una questione di equilibrio glielo andiamo a mettere per dare ulteriormente una mano, anche se quell'86 di forza già controbilancia tanto la situazione, ed è una carta che io sinceramente ho abbastanza ingioiato nell'andare a utilizzare, però noto chiaramente che ha dei limiti. Piuttosto con 500.000, se voglio una carta con queste caratteristiche mi vado tranquillamente a prendere magari, non lo so, un Dalglish, insomma una cosa di questo tipo. Poi per carità di Dio, ripeto, c'ha tanti punti positivi, soprattutto quello dell'agilità, perché ripeto, equilibrio fake e palla al piede, questa si muove veramente veramente bene, si muove un po' stile Smith e stile Kerr,
Forse è più stile Smith che stile Kerr, visto il body type abbastanza longilineo, però €500.000, io questa me la vado a sbloccare solamente se ho proprio dei fodder da buttare e magari ho la Smith da linkare, altrimenti vi assicuro che non vi svolta la squadra e anzi sono anche forse un po' fodderini buttati. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Come al solito nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questi giocatori, se li avete sbloccati, perché e soprattutto vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, dalle prime ore del mattino fino a pomeriggio. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dai vostri Beroschi e a presto. Ciao!